Siamo ora lieti di avere con noi come relatrice la dottoressa Francesca Berti, già volontaria del Festival e dottoranda presso l'Università di Tübingen, che in questo intervento accompagna Roberto Papetti, artista e costruttore di giocattoli. Con i nostri ospiti discuteremo di giochi e giocattoli tradizionali, che spesso affondano le proprie radici nelle antiche civiltà, nei riti e nei miti. Giochi antichi, ma che sono giocati ancora oggi in varie regioni del mondo in una grande ricchezza di forme materiali, con analogie che sorprendono e diversità che incuriosiscono. Giochi che spalancano finestre sul mondo per i bambini e che generano racconti da condividere negli adulti. Lasciamo quindi la parola ai nostri ospiti. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Spero che non abbiate tanto freddo, io sto morendo dal freddo. Grazie a Roby per essere venuto da Ravenna. Ci presentiamo brevemente, sono Francesca Berti, sono veronese di origine ma vivo in Germania a Tübingen da 8 anni e mi occupo di giochi e giocattoli della tradizione nell'ambito dell'educazione interculturale e sto concludendo un dottorato di ricerca proprio sul tema dell'uso del gioco e del giocattolo della tradizione in contesti dove sono presenti soggetti, bambini e adulti provenienti da diverse regioni con diverse nazionalità e come interagendo attraverso con l'uso dell'oggetto del gioco e del giocattolo tradizionale è possibile favorire l'incontro tra soggetti che non solo spesso parlano lingue diverse o provengono da tradizioni culturali diverse, ma presentano anche diversità di religione o di diversità di tipo sociale e così via. L'oggetto del gioco permette l'incontro, permette di favorisce la possibilità di abbattere le possibili diffidenze tra soggetti di culture diverse e dunque incontrarsi. E questo, quando pensiamo ad esempio alle nostre scuole e alla provenienza di tante nazionalità nelle scuole, che è vista spesso come una problematica, e dunque la problematica e quali sono gli strumenti possibili per l'integrazione, ecco, attraverso lo strumento del gioco questo può essere un modo per fare integrazione. Sono volontaria nel Toccati da diversi anni e da diversi anni ho pensato che un mio desiderio era quella di portare qui Roberto. Mi devo presentare? Sì, ti devi presentare. Allora, io dopo una vita, dopo un'adolescenza molto problematica, ero un ragazzino un po' difficile, complicato da gestire, anche nelle scuole. Ho cominciato a lavorare con i bambini, poi sono diventato, ho ripreso a studiare tardi, sui 20 anni, diplomato, ho frequentato l'Accademia, poi anche l'Università di Bologna e poi a un certo punto mi sono trovato a lavorare con i bambini. Ho vinto un concorso al Comune di Ravenna e mi è stato affidato la gestione, ma che in parte avevo creato, insomma anche un'idea mia, di un centro di sperimentazione didattica per l'ecologia, per la divulgazione scientifica più in generale. L'ho diretto per 35 anni, poi sono andato in pensione. In questo centro, un centro di sperimentazione didattica, c'erano dei laboratori, per esempio il laboratorio di microscopia, c'era la falegnameria, c'era un laboratorio di teatro delle ombre per l'educazione ambientale, c'era un museo naturalistico, insomma c'erano un po' di queste cose, tutte queste cose qui. Nel tempo, piano piano, ho allestito un museo del giocattolo. Questo giocattolo raccoglieva collezioni, ma collezioni come idee di collezioni, non raccolte quantitative, incentrate su un tema.
una volta qualche anno fa, dopo una decina di anni dall'apertura di questo centro, abbiamo ricevuto una visita prestigiosa, un maestro famoso che si chiama Mario Lodi, che ha scritto insieme ai bambini un libro famoso, CP, Il paese sbagliato, per Einaudi, eccetera. Lui, visitando il museo, uscendo, mi ha detto: Roberto, hai fatto un museo delle idee. E io ho detto: Mario, che cosa significa un museo delle idee? Beh, l'idea è non una cosa giusta, ma giusto un'idea, giusto una cosa per fare partire una curiosità, una passione, ma anche per avviare una ricerca. In realtà è proprio così, cioè ogni giocattolo di questo museo, i giocattoli in generale, negli universali, cioè nelle famiglie, nelle tipologie di base, non è nient'altro che un'idea per fare qualcosa, per fare esperienze di gioco, ma anche per fare ricerca, per costruire degli oggetti particolari, per dare forma, per dare colore, per dare funzioni, per capire da dove vengono, che storia hanno, insomma un laboratorio come un centro di ricerca sul giocattolo e sul gioco. Questa cosa qui è andata avanti per tanti anni. Io, dopo 35 anni, sono andato in pensione, ho lasciato una parte di questo museo, ho portato con me in un laboratorio che gestisco in questo momento una parte di giocattoli che mi servono soprattutto come modelli per continuare a costruire, perché sono un costruttore di giocattoli, lo sono da quando ero bambino, ho continuato in questo centro a costruire anche per potenziare e arricchire il museo, ma anche perché è la cosa che mi riguarda. Ecco, io sono un artista che ha trovato... C'è un filosofo danese che si chiama Kierkegaard che dice: la purezza di cuore è volere una cosa sola. Io da giovane ho provato tutto, ho fatto l'illustratore, ho disegnato fumetti, ho suonato l'organetto, ho fatto teatro, ho fatto 50.000 cose, ho dipinto, ho scritto e pubblicato, ho perfino scritto. Ero stupito anche dal fatto che mi uscivano fuori delle cose che avevano anche una certa... riscuotevano un certo interesse, però non ero convinto, cioè sentivo che non era la mia cosa. A un certo punto, diciamo sui 30-40 anni, ho capito che la cosa che mi riguarda è costruire giocattoli e cerco di farlo artisticamente, se si può. Cioè il giocattolo deve essere uno strumento d'uso, viene come viene, il bambino ci gioca, lo doni e si gioca, ma comunque deve avere qualcosa d'altro, che è una cosa che spero che venga fuori dai discorsi che facciamo oggi, dal dialogo tra me e Francesca. È abbastanza quello che ho detto? Sì, è abbastanza. Allora, in realtà oggi siamo in un momento, Roberto ed io siamo in settembre e in direttiva d'arrivo con un progetto fatto assieme che è stata la scrittura di un libro, e qui ne vedete una bozza che al momento abbiamo chiamato Trottorellando, il laboratorio interculturale con i giochi e i giocattoli tradizionali. In cui, in questo libro, abbiamo voluto confrontarci, questo lo facciamo già da 20 anni, però l'abbiamo voluto fare in modo proprio un confronto dove le nostre ricerche, perché siamo dei pratici, cioè lavoriamo nella pratica, lavoriamo con le scuole, con i bambini, con gli adulti, però la riflessione è un continuo passaggio rispetto alla pratica che si fa e poi ritorna, perché cos'è che sto facendo? Oppure lo studio attorno a poi una pratica da poter migliorare o da poter sperimentare. E per la prima volta ci siamo seduti e ci siamo proprio chiesti: ma che cos'è che facciamo quando proponiamo un laboratorio, ad esempio, di costruzione di giocattoli con i bambini o con gli adulti? Che cos'è? Che cos'è che stiamo mettendo in moto? Che cos'è che cosa vuol dire con i bambini, ad esempio, riportare all'importanza di costruirsi i giocattoli con le proprie mani? Questa mattina c'era il professor Perricone da Palermo, sono sicura che se avesse avuto più tempo ci avrebbe potuto raccontare dei giocattoli che i bambini a Palermo costruivano, o forse ancora ci sono delle tradizioni che proseguono e vanno avanti e non sono, come dire, sfumate o passate nell'oblio.
E per noi dunque andare nelle scuole, fare laboratori con i bambini, costruire il giocattolo ha di per sé questa azione un significato, che è il significato di recuperare delle abilità che altrimenti vanno perdute, recuperare anche le tecniche dell'uso di determinati strumenti come il coltellino piuttosto che il seghetto, fare un progetto rispetto alla costruzione di un gioco e poi vedere come questo progetto si può realizzare, se è realizzabile la fase, cioè ci sono tutta una serie di pratiche che favoriscono dei saperi che poi si sviluppano nel laboratorio e alla fine il fatto che ogni bambino costruisce il proprio giocattolo, anche questo ha un significato molto forte, perché non è poi l'oggetto comprato ma è l'oggetto che ho costruito io e che mi porto a casa. Il recupero di materiali, ad esempio, dei materiali naturali, e dunque vedere dove si possono recuperare i materiali per costruire i giocattoli o i materiali di riciclati, per cui c'è anche un aspetto ecologico nella pratica del laboratorio. E dunque questa riflessione che abbiamo in questi mesi fatto assieme, poi abbiamo cercato di creare uno strumento, che è questo libro, da offrire agli insegnanti e gli operatori nel sociale, per poter poi dire: questo è quello che noi facciamo e lo potete fare anche voi. Il libro si sviluppa poi su 10 tipologie di giochi e giocattoli tradizionali, che sono quelle che noi chiamiamo le famiglie dei giochi, che sono giochi diffusi un po' in diverse regioni del mondo, mi verrebbe da dire in tutto il mondo, però bisogna dire in diverse regioni del mondo, come ad esempio le trottole, i giochi di biglie, certi giochi da tavolo, le bambole, e i giochi di dadi e da stragali, che poi sono anche tipologie che conosciamo anche qui al Tocatì, e abbiamo spesso, anche quest'anno abbiamo ad esempio un angolo con i giochi degli antichi romani, o un angolo dedicato proprio ai giochi con gli astragali. Dunque sono questi giochi sono giochi tradizionali perché hanno una storia antica, spesso ancestrale, che poi è proseguita nel tempo ed è sopravvissuta ad esempio alla fine delle civiltà. Finiscono le civiltà, finiscono gli imperi, i signori decadono, ma i giochi vanno avanti, e anche i giocattoli. Pensiamo che sia importante lavorare e far conoscere ai bambini queste tipologie di giochi, di giocattoli, perché è un modo poi di portare avanti non solo la tradizione, ma un sapere che è un sapere proprio della cultura. Procediamo in parallelo. Condivido le cose che dice lei, ma mi ha dato delle suggestioni, quindi vado in altre direzioni, me lo concedi? Beh, intanto, allora, cioè, il discorso è che i giocattoli danno da pensare, ma anche il gioco dà da pensare, non è che si giochi solo. A un certo punto non puoi fare a meno di fare delle riflessioni sul gioco, e non è un caso che alla fine dell'Ottocento qualcuno ha scritto un testo che fa testo, cioè Homo Ludens, e questo storico del Medioevo, Huizinga, credo che si pronuncia, ha scritto questo libro, che ufficialmente è considerata la prima grande riflessione sul gioco. Allora, se i giochi danno a pensare, se i giocattoli danno a pensare, bisogna, oltre che costruire, e soprattutto giocare con i bambini e con gli adulti, pensarlo il gioco. Io non ne posso fare a meno. Se faccio una cerbottana, comincio a pensare che dentro il tubo c'è un tubo, la cerbottana è fatta da un tubo, è un tubo vuoto, è un tubo che passa da un'estremità all'altra della cerbottana, che dall'estremità all'altra, è un buco che passa da un'estremità all'altra di questo tubo, di questo cilindro allungato. Che cosa significa un cilindro allungato con un buco? È un buco dove va? Va in una direzione e nell'altra.
se lo metto nella bocca, che cosa significa mettere nella bocca un tubo? O mettere un buco avvolto da un tubo? E perché qualcuno nel passato, Francesca diceva, i giocattoli hanno a che fare col passato, ecco, un filosofo, Walter Benjamin, diceva, i bambini sono i robi vecchi dell'umanità. Quando finisce e crolla una civiltà, una cultura, gli oggetti che rimangono vengono presi in mano dai bambini e utilizzati in un modo improprio, sempre e comunque. L'esempio degli astragali è luminoso. Gli astragali, che erano strumenti rituali, diventano i dadi, diventano giochi di coordinamento oculomotorio da fare con le mani. Interessantissimo. Assumono altri significati. Allora, il caso della cerbottana è emblematico perché esistono in natura delle piante che fanno dei fusti vuoti, sono dei tubi. Qualche uomo dell'antichità ha cominciato a mettere dentro delle bacche e poi delle piume con una spina e ha trasformato questo oggetto in un'arma per poter cacciare, quindi per la propria sopravvivenza. Se nella spina, insieme alla piuma, ci metto un veleno, il curaro, oppure dalle ghiandole di una tartaruga, esce fuori un'arma che spara un proiettile che uccide un piccolo animale di piccole dimensioni che mi serve per mangiare. I bambini hanno preso in mano questi strumenti e in un modo improprio ci hanno fatto altro, ci hanno giocato a tirarsi delle bacche, non a colpire, ad uccidere, eccetera. Un giocattolaio che pensa alla cerbottana fa ricerca, cerca di capire come è nato questo giocattolo, che storia ha e tutto quello che volete, la storia è una cosa importante, e poi ci fa altre cose, pensa altre cose. Allora vi faccio vedere una piccola ricerca, una parte di una ricerca, vi faccio vedere alcune cerbottane che ho costruito partendo da un semplice tubo, no? Non ho portato il tubo più semplice che si faceva una volta nelle antiche cerbottane con i rametti del sambuco, che è il midollo spugnoso che si toglie, si facevano questi tubi e lì si sparavano bacche. Poi c'erano i tubi di alluminio, poi la plastica, eccetera. Oggi abbiamo a disposizione la plastica. Danno da pensare, anche perché dopo facciamo un piccolo laboratorio, lo portate 20 da costruire cerbottane, in un modo diverso da come si stanno utilizzando, cioè sono le stesse cerbottane, sono tubi, lì c'è una come si chiamano le cose dei, le mollette per il bucato. Qui abbiamo costruito dei manici per costruire cerbottane, far vedere e far partire eventualmente chi è appassionato a una cosa di questo genere, alla costruzione di giocattoli, una ricerca che si può fare in qualche modo, andando avanti oltre a quello che ho fatto io. Tubo, manico, scotch, ho costruito la cerbottana. Comincio a pensarla e a dire, se faccio una cerbottana che spara, la voglio invece di tirare in questa direzione verso qualche bersaglio, la voglio sparare allo zenith. Cos'è lo zenith? Lo zenith è il punto più alto dove noi possiamo tirare un proiettile, nella verticale a 90 gradi. È affascinante questa cosa qua. Penso a una cerbottana che spari all'impossibile, che vada assolutamente dritta verso il punto in cui la traiettoria dalla Terra tocca il cielo a 90 gradi e poi il proiettile cade e mi va a finire dentro la testa. Cerco di farvi capire cosa significa pensare i giocattoli. Un'ipotesi. Faccio una cerbottana con l'alzata. Va su e va giù. Ok. È semplice. Alla fine la realizzazione non è niente di particolare. Va bene? Faccio l'alzata a 90 gradi e tiro in alto. Le cerbottane sono fatte anche di proiettili. L'apparato è completo con questo. Dopo pensiamo ai proiettili. Tiro dritto. Non sono andato sullo zenith. Doveva cascarmi in testa.
doveva esserci il cielo là sopra, d'accordo? Voglio fare una cerbottana per la festa di Natale. Che cosa sparerò? Beh, sparerò i dolcetti di Natale. Perché se vado in un matrimonio, al matrimonio posso sparare il riso. Non avete mai sparato il riso con la cerbottana? Qui viene fuori un aspetto importante del giocattolo, cioè le qualità narrative. Non si può solo giocare a giocattoli, bisogna raccontarlo, anche per trasmetterlo, se non altro per trasmetterlo. Però insieme alla trasmissione si possono stare tante altre cose. Mi ricordo dove ho messo il riso. L'ho fatto al matrimonio di mio nipote Luca. Sono andato con la cerbottana matrimoniale. La vedete quella bambina là in fondo? E quella bambina di là? Guardate, cioè voglio dire, c'è gioco. E anche questo va pensato. C'è gioco anche nel momento in cui prendiamo in mano uno strumento, insieme ai bambini facciamo scattare il momento magico del gioco. Guardate come si illuminano gli occhi di quella bambina. Gli occhi dei bambini quando giocano sono come gli occhi dei cuccioli degli animali, dei cerbiatti, si illuminano. Lì è scattata questa cosa che un grande filosofo, si chiama Gregory Bateson, quando che ha dato un grande contributo al gioco come fatto comunicativo, ha detto che passa una metacomunicazione. Io ti sparo, lo vedi che ti sparo? Come ti chiami? Anna? Non lo so. Agata, ti sparo, ma per gioco, lo sai, vero? Fammi vedere gli occhi, guarda come si illuminano, anche il sorriso. C'è anche il proiettile, i proiettili, andiamo sui proiettili. I proiettili hanno un nome, da noi si chiamano piruli, voi da voi? Pirolo, da noi piruli. Però ho fatto una ricerca, in tutta Italia hanno nomi diversi, a Napoli come si chiamano? Scartoccetti. Canette anche a Verona. C'è una grande produzione. Adesso non c'è il signore che era qui precedentemente che parlava della Sicilia. La Sicilia è l'unica regione che all'università ha fatto una mappa di tutti i nomi, paesi per paesi, della trottola. Ogni paese ha dato un nome diverso alla trottola. Quindi giocare è produrre linguaggio, inventare parole che non esistono. Questo spara, ci sono proiettili piruli fatti con la carta o bacche, cose naturali, o palline di carta. In questo caso le palline se le avevo, non ce le ho, non ve lo faccio vedere, ma passo a farvi vedere, perché qui siamo all'apoteosi, diciamo così, del pensare ai giocattoli. Cioè, pensarli filosoficamente. Se cito qualche nome di filosofo non è per darvela da bere o per farvi capire che ho studiato. Sono un ignorante totale, so alcune cose, sono appassionato di filosofia, non lo faccio per mettermi in mostra, va bene? Le dico io, lo dico non tanto come status, io sono qua Narciso Sapiente, io come spazio, un individuo che sta in mezzo alla gente, che parla, che è appassionato di certe cose, gli scappano dei nomi grossi, ma vi assicuro che sono di un'ignoranza abissale. Allora,
Questo fucile è un fucile del futuro. Tra le altre cose, costruito con scarti di terza generazione. Chi costruisce giocattoli è attentissimo, come ha detto la Francesca, agli scarti. Se i bambini di un tempo avessero a disposizione tutti gli scarti che noi produciamo oggi in una società consumistica, di plastica, di tutti i materiali metallici, eccetera, farebbero dei giocattoli favolosi. I bambini di oggi non costruiscono più, ma questo è un altro discorso, dopo se volete ci possiamo passare. Però oggi siamo alla terza generazione, gli scarti del computer, si possono fare giocattoli con scarti del computer o macchine elettroniche, ma siamo addirittura, sta iniziando la quarta generazione di scarti, che sono le protesi del corpo umano, che io sto cominciando a raccogliere negli ospedali, le dentiere, gli arti rotti, le cose di alluminio, eccetera. Cioè, perché adesso bisogna costruire anche giocattoli con questo, siamo nel post-umanesimo, è interessantissima questa cosa. Allora, qui ho fatto una cerbottana archibugio spaziale, due modelli, quello veloce e quello più filosofico. Questo è l'archibugio cerbottana spaziale. Come funziona? Perché l'ho fatto? Che cosa c'è? L'ho fatto perché viviamo in un periodo critico della nostra civiltà. Siamo 7 milioni e mezzo nel secolo scorso, all'inizio del secolo scorso eravamo un miliardo e mezzo di abitanti, alla fine del secolo, all'inizio di questo, gli abitanti della Terra sono 7,8 miliardi, è una cosa spaventosa, bisogna dare a mangiare sta gente, alla fine del secolo saremo il doppio di più, non lo so. Gli abitanti della Terra la stanno distruggendo. Un assunto di un filosofo che si chiama Federico Nietzsche è: il deserto avanza, noi stiamo distruggendo la terra e la portiamo verso la desertificazione, saranno i grandi problemi, fra due secoli la terra forse sarà deserto totale, bene, questo deserto totale continueremo a fare quello che l'uomo ha sempre fatto, guerre con armi sempre più sofisticate. Vedete come costruisco giocattoli, li penso, ci gioco con i bambini, ma vado anche dentro queste questioni, cioè li porto nell'attualità. Bisogna pensare a queste cose. Se noi distruggiamo il pianeta non ci sarà speranza per nessun'altra civiltà, per nessun altro uomo. Costruisco giocattoli, gioco con i bambini e parlo di queste cose, non nei termini in cui sto parlando con voi, non parlo di Nietzsche, di Federico Nietzsche, non ha nessun senso, mi parli di umano, troppo umano. Allora questo fucile che cosa sparirà? Ci metto un po' di narrazione. Sparerà la polvere del deserto, veniamo dalla polvere, torniamo nella polvere. Li carico di polvere e sparo la polvere. Ho fatto l'arma del futuro. L'uomo sarà così stupido da far guerra anche fino all'ultimo momento. Tra l'altro con armi sempre terrificanti, dove sempre i sistemi di puntamento sono decisivi. Cosa significa? Il mirino. Noi dobbiamo morire tutti, ce ne andiamo da questo mondo. Ce ne andiamo. Una cosa terribile è che qualcuno ti uccida e prende la mira a te. Oggi i sistemi di puntamento sono elettronici, sono paurosi, un drone ti ammazza perché è comandato in Siria, è comandato in America, quindi non vedi neanche il corpo umano del tuo nemico, vedi un'astrazione terrificante, quindi il mirino, i sistemi di puntamento sono delle porcate. Parlando con i bambini di questi armi, sto facendo educazione alla pace, alla non violenza, lo dichiaro, va bene? Spiego queste cose e dico quanto è terribile questa cosa qua. E un bambino mi ha detto: perché al posto del mirino non ci metti un maiale? E dico: dove lo vado a prendere? Ma no, un pupazzetto, me l'è andato a prendere e me l'ha portato. L'ho incollato lì sopra. Il problema era dopo, mettere con il culo che va in là o il culo dalla parte di qua. Questo l'ho deciso io, mi guardo nel buco del culo, il buco del culo del mondo, dove andiamo a finire tutti. Fucile filosofico. Posso fare filosofia con i giocattoli? Perché no? Posso fare poesie con i giocattoli? Ma certo, devo fare poesia. Un grande poeta
che ha abitato gli ultimi 36 anni da pazzo nella città dove abita Francesca, si chiama Hölderlin, ha detto: molti meriti ha l'uomo, ma poeticamente abita la terra. Se noi siamo capaci di abitare poeticamente la terra, la salviamo; se no, non la salviamo, la distruggiamo. Scienza e tecnica, se non cominciano a fare poesia, la sparo grossa. Non salviamo il pianeta. E adesso vi faccio vedere che sparo. Ah, qui ho incorporato anche lo strumento musicale. A proposito di postumano, sono andato a trovare un amico che era in ospedale e stava facendo la pipì in un pappagallo, che adesso fanno di cartone riciclato. Ci ho cacciato dentro un tubo e ho fatto la prima cerbottana che spara. Qualcuno mi ha detto: quella è oscena, quella è volgare, non la devi far vedere, ma io l'ho portata lo stesso. Sui proiettili, poi Francesco, scusa se sto accusando te. No, ci stanno ascoltando in tutto il tuo cattivo perché siamo in streaming. Ascolta, no, devi dire interrompimi se è il caso di interrompere. Però finisco mai, velocemente. Mai. Allora, i piruli, cioè i proiettili, come possiamo andare al di là di questa cosa così, mettere un po' di poesia, un po' di ricerca anche sul proiettile? Beh, avete visto che ho tirato del riso, adesso, eccola qui, sparo, questo pirulo di carta contiene una poesia di Montale, sparo poesie. Dove sparo? Sparo là all'operatore, che è tutto bardato, se lo colpisco non gli faccio male. Ti arriva una poesia di Montale nel cuore, o lo vuoi nella mente? Ho mancato, ti ho mancato. Sparo una poesia di Ungaretti. Posso fare? Allora, anche qui c'è possibilità di fare ricerca, di andare un po' più avanti e inventare nuove cose. Per esempio, Francesca, hai portato gli oli essenziali alla lavanda? Certo. Spariamo. Spariamo un proiettile inzuppato di lavanda, di oli essenziali di lavanda, quindi lascerà una scia profumata. Non ci aveva pensato nessuno. Questo è molto poetico, crea suggestione. Come si dice, quando nella poesia entrano tutti i sensi, sinergica. È un proiettile sinergie. Aspetta, comincia per S ma non mi viene. Dove lo scaglio? Lo scaglio là sul lampadario. No, dritto. Se non la sentite, la immaginate la scia di lavanda che cammina verso il ristorante e attraversa queste persone. Bene, mi fermo un po', Francesco, continua tu. C'era dialogo, dovevamo dialogare e sto facendo dei monologhi, dimmi. Ma siamo andati un po' fuori tempo, un pochino, però vogliamo fare le cerbottane. Allora, così, siccome stiamo improvvisando, propongo di liberare il tavolo, chi vuole, anche i bambini hanno la precedenza, abbiamo 20 cerbottane, io mi sposto con i libri, forse qui, e ci dividiamo, tu fai le cerbottane e io racconto dei libri se qualcuno è curioso e di questo lavoro fatto assieme. Chi vuole, coraggiosi, Antonio.